Ai microfoni Twin Sebastiani, Mattia Gori, ufficiale di campo. Ciao Mattia. Ciao. Allora, cosa dovrebbe fare un ufficiale di campo durante una partita? Allora, l'ufficiale di campo si distingue in tre tipi: in segnapunti, in cronometrista e 24 secondi. Come si diventa ufficiale di campo? Facendo dei corsi organizzati dalla regione e eseguendo anche un esame alla fine dei corsi. Ma l'ufficiale di campo farebbe anche l'arbitro? No, 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 sono due ruoli distinti. L'ufficiale di campo è in senso, per esempio, per un under 15 eccellenza, una partita che noi seguiamo questi under 15 eccellenza. L'ufficiale di campo a che età si può fare? Dai 15 anni in su, e dopo più passano gli anni, più si passa alle categorie più importanti. Dove si svolgono i corsi per ufficiali di campo? Per esempio, adesso noi stiamo qui a Fano, però siamo provincia di Ancona, giusto? Sì, no, Quindi Fano è provincia di Pesaro a Urbino. Pesaro Urbino, quindi noi parliamo, mettiamo ogni regione come funzionerebbe? Dove si fanno i corsi per ogni provincia? Noi l'abbiamo fatti qua a Fano, ma il principale sarebbe a Pesaro, essendo della provincia, Ah, nostra quindi provincia. ogni provincia fa un corso suo, non è Sì, un anche capoluogo come se noi Ancona. l'abbiamo fatti a Fano come sezione staccata. Prossimo evento che dovrai fare ufficiale di campo, dove lo farai? Ancora non so niente, ti invio un messaggio una settimanella prima, anche più prima della partita. Sempre il messaggio arriva tramite la società Tramite come. telefono, numero di telefono e email. Ma chi è che la manderebbe questa email? È la provincia, ancora in questa, sì, quest'anno ancora. Quindi sarebbe la FIP in parole Sì, povere. esatto. Mattia, sei stato molto chiaro, in bocca al lupo, buon proseguimento. Grazie, grazie mille.